Ciao a tutti amici di ExtremeHardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. A seguire la recensione e il video unboxing della SteelSeries Rival 300, proseguiamo con la SteelSeries Arctis 3. La serie Arctis è la nuova serie di headset da gaming della SteelSeries ed è caratterizzata da tre distinti modelli per sopperire alle varie necessità del videogiocatore. Il modello che noi abbiamo richiesto è l'Arctis 3, il modello base, dotato di un suono 0 con possibilità di aggiornarlo ad un suono 7.1 surround virtuale e tramite software grazie ad un codice che dovremo registrare sul sito della SteelSeries e che ci darà appunto modo di beneficiare del surround direttamente nel software di gestione SteelSeries Engine. Partendo dalla confezione, classica confezione dove troveremo le immagini del prodotto, le informazioni e le caratteristiche riguardanti lo stesso. All'interno della confezione troveremo subito un cartoncino con degli sticker che potremo staccare ed attaccare dove vorremo. Troviamo un'ulteriore mini confezione con una Quick Start Guide, il relativo codice per l'attivazione del suono 7.1 surround e altre informazioni. Per quanto riguarda i cavi, troveremo un cavetto 3,5 mm 4 poli che ci permetterà di collegare l'Arctis ai dispositivi quali tablet, smartphone o PlayStation 4 o Xbox One. A seguire il cavo principale con connettori proprietari da 1,2 m. A seguire il cavo che ci permetterà di collegare le Arctis direttamente al computer con una connessione con jack da 3,5 mm per il microfono e per le cuffie stesse da 1,8 m di lunghezza. Infine troviamo le cuffie stesse e le Arctis 3. Come possiamo osservare, il design è sicuramente classico ed elegante, non solo per una colorazione di colore nero e grigio scuro che in questo caso abbiamo richiesto specificatamente alla SteelSeries. Sono disponibili comunque altri colori e non solo per, diciamo, la struttura principale, ma anche per questa fettuccia in tessuto che potrà essere intercambiata con altre acquistabili direttamente sullo shop della SteelSeries. Per il modello di colore nero e grigio scuro troviamo questa che si abbina perfettamente con una trama quasi a mosaico, sempre con tonalità grigio chiaro, grigio scuro. La struttura delle Arctis 3, come possiamo vedere, quindi l'archetto è fisso, non è come dire, regolabile rispetto ad altri headset da gaming, è in plastica, solida plastica, e poi internamente troviamo questa in tessuto, questa diciamo headband in tessuto che potrà essere regolata tramite degli strappi delle superfici in velcro. I padiglioni possono essere ruotati di 90 gradi per magari riporre meglio le cuffie o direttamente sul case o eventualmente nel caso le volessimo trasportare. Disponibile come accessorio da acquistare a parte la confezione rigida per appunto trasportare il nuovo modello di cuffie. Possiamo osservare i padiglioni che riportano come sempre il logo della SteelSeries. I padiglioni hanno una superficie soft touch, quindi molto bella al tatto. Per quanto riguarda la parte interna, troviamo un'imbottitura in tessuto davvero molto soffice e comoda sicuramente. Nel padiglione di sinistra possiamo osservare il classico microfono retrattile che è stato leggermente cambiato, modificato a livello di design. Nella parte inferiore troviamo non solo la rotellina per la regolazione del volume, anche il connettore per collegare il cavo, un ulteriore ingresso. Deduciamo per collegare un'ulteriore cuffia in contemporanea, vedremo meglio durante la recensione scritta sul nostro sito, e un comodo tasto per attivare e disattivare il microfono direttamente sulla cuffia, sul padiglione. Come possiamo osservare, una volta disattivato, vedremo questo segnetto di colore arancione che ci indicherà ovviamente. Adesso lo possiamo vedere, e ci indicherà la disattivazione del microfono. È una procedura abbastanza comoda per attivare e disattivare il microfono e quindi non avremo nessun comando sul filo. Come dicevamo, i padiglioni sono
dotati di un'imbottitura in tessuto molto soft e molto comoda. I driver impiegati internamente sono degli S1, come ci riporta direttamente l'Axis Series, sono driver da 40 mm che sono impiegati anche sui modelli più costosi presenti a catalogo. Quindi, se non andiamo errati, dovrebbero essere gli stessi che sono presenti nelle Siberia 840, nelle Siberia 800 e così via. Che altro dire? Il design, come diciamo, è molto elegante grazie a questa colorazione di colore nero e grigio scuro. E niente, per il momento è tutto. Vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com, dove troverete ulteriori immagini, approfondimenti e le nostre considerazioni per quanto riguarda la qualità sonora, sia a livello stereo sia con l'attivazione del suono 7.1 surround. Con questo è davvero tutto. Un saluto allo staff.